ospite importante a Canale 39 questa sera. No, non ci trovo. Abbiamo... Sono appena del suo qualcosa. Assessore al turismo, è stato fino a qualche mese fa presidente del Comitato Carnevale, il dottor Carlo Arrighi. Benvenuto, dottor Carlo. Dunque, entriamo subito nell'argomento. Ecco, cos'è questa crisi? Cosa ce ne parla lei di questa crisi? Beh, in una trasmissione così romantica e così bella come questa, parlare di cose serie come la crisi del turismo non è che sia simpatico. Però la crisi esiste e purtroppo c'è. È una crisi che investe tutta l'Italia e che denota un notevole calo di presenze. Siamo salvati per le città artistiche che hanno ancora richiamato, ma le città balneari sono calate nettamente quest'anno. Viareggio in particolare e la Versilia hanno un notevole calo di turismo. In che percentuale secondo lei? Viareggio è sul circa 14% rispetto all'anno scorso, che è stato già un'annata brutta, quindi è già un calo che è da diversi anni. Cioè è una crisi di un tipo di turismo, di un tipo di concezione. Non abbiamo una mentalità turistica e abbiamo aspettato finora il turista che cascasse qui a Viareggio, perché abbiamo il sole, abbiamo il mare, abbiamo un clima bellissimo. Ora sono cambiati i tempi, le altre zone sono più concorrenziali e noi non abbiamo fatto niente per creare una professionalità nel turismo e una ricerca di nuovi flussi turistici di cui c'è bisogno. E ci sono possibilità per andare incontro a questo rifiorimento di questa crisi? Beh, io Io sono ottimista di natura e quindi penso che se i problemi vengono affrontati realmente, conoscendoli, affrontandoli con una certa professionalità, si possono risolvere. Viareggio e la Versilia sono paesi di sogno, abbiamo tutto, abbiamo un clima magnifico, abbiamo una spiaggia, abbiamo delle pinete che nessuno ha nell'interno della città, abbiamo un lago vicino, montagne vicine e siamo al centro di città artistiche meravigliose. Quindi abbiamo la possibilità di far tutto. E oltretutto poi abbiamo anche... Io credo molto nelle capacità di viareggiare dei versiliesi. Abbiamo carpentieri, abbiamo maestri della cartapesta che a un certo momento, se mobilitati, se diamo veramente un colpo, vogliamo dare veramente un colpo d'ala alla nostra Versilia, possono creare tante iniziative con la loro fantasia e con le loro capacità che veramente possono trasformare la Versilia di Viareggio per quel che vale e per quel che valeva. Dottore, però si parla di prezzi un po' elevati nel confronto magari di qualche altra regione. Sai, quello purtroppo è stato sempre un difetto della Versilia, si offre però anche delle cose diverse. Chiaramente la Romagna ha sempre avuto un sistema di cooperative, un sistema di collegamenti che può concedere dei prezzi diversi ai nostri, però anche quello che offre la Romagna non lo offre la Versilia, insomma chi conosce la Romagna... Insomma, questo è... io quando parlo della Versilia... Io sono d'accordo con lei. È innamorato della Versilia. Quindi... Senta, dottore, lei è assessore al turismo, però fino a qualche mese fa è stato presidente del Comitato Carnevale. Penso che il Carnevale sia il suo grande amore. Ci parli un po' di questo Carnevale che interessa tutto il mondo. Beh, io sono un carnevalaro, quindi chiaramente resterò sempre carnevalaro, anche se non sono più presidente, sono sempre nel comitato e come assessore al turismo sono responsabile di questo settore lo stesso. Intanto guardi Roy cosa le fa vedere. Il calo di quest'anno, meravigliose di questo carnevale. Il vincitore di quest'anno, il calo della Avanzini. Con uomini come questi, che costruiscono questi carri, la Versilia non deve avere preoccupazioni, insomma, basta saperli utilizzare e basta saperli... farli partecipi alle nuove iniziative e poi possono trasformare la Versilia in un paese di sogno. Ma il carnevale è una cosa, parlare di carnevale ci sarebbe da parlare per lungo tempo e quindi non c'è il tempo. È una manifestazione culturale che coinvolge completamente la città di Viareggio per un mese. Questa manifestazione è una grossa manifestazione che fa conoscere Viareggio, forse più come Viareggio è più conosciuta più per il carnevale che come stazione balneare, almeno in questo momento. Dottore, può darci qualche primizia sui nuovi carri? Cosa c'è in allestimento? Beh, questo non lo può dire. Sono stati approvati l'altro giorno e quindi cominciano i caristi con grande ritardo, purtroppo per la crisi politica che ci sono state, Viareggio, e ricominciano il lavoro. Però dai bozzetti che si è visto che ritorna molto satira di costume e satira politica, e quindi penso che anche quest'anno sarà un grosso carnevale, anche se i caristi dovranno fare dei notevoli sacrifici perché il tempo è molto ristretto. Però riuscirà a avere fuori un grosso carnevale. Dunque, amici, la Versilia vi aspetta e noi
di Canale 39 diamo un piccolo omaggio. Vorrei pregare la nostra Patrizia di prendere quel biscione che è un po' il nostro emblema di questa simbolo di questa trasmissione. Ringrazio. Con tanti ringraziamenti e tanti auguri. Grazie e complimenti. Grazie dottore. Io a questo punto cedo la parola al nostro Gino Malegni con la GM. Grazie, buonasera a tutti. Sono qui per presentarvi la GM Casa, il negozio di Romito Magra in via Provinciale 174, dove siamo specializzati in articoli da regalo, in giocattoli. Ora, siccome si sta avvicinando il periodo del Santo Natale, inviterei tutti coloro che ci ascoltano, prima di fare i loro acquisti, di venire a fare una visitina anche da noi, alla GM Casa, questa ditta che ormai da molti anni si è inserita in questa zona, anche qui in Toscana. Ora, questa sera, durante queste trasmissioni, io sono un po' come regali quelli che vi propongo. Si tratta di oggetti sempre nuovi e questa sera vi ho portato un bellissimo regalo, anche se magari vi chiederò il varsente di un caffè. Si tratta di una cosa molto 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 importante, siccome avrete certamente tutti quanti il desiderio a Natale di rinnovare un po' la casa. Questa sera, signori, vi offro e vi farò vedere uno dei più bei servizi che abbiamo, parlando di porcellane. Un servizio di fine porcellana di Boemia, un servizio di piatti completo da 12, certamente non sono 10, 15, 20, 30, 40 pezzi, ma sono molto molto di più. Se starete bene attenti, se guarderete bene il numero che vedete sul teleschermo, potrete prenotarlo al prezzo veramente basso che vi faccio questa sera, ecco perché vi dicevo è un regalo. Il servizio naturalmente è da 12 e comprende 12 piatti per il primo, 12 piatti per il secondo, la frutta e l'antipasto. Osservate bene la lavorazione a sbalzo, osservate bene questa fine porcellana di Boemia. Si tratta di un decoro molto elegante, molto fine, tutto bordato e rifinito in oro zecchino a 24 carati. Sono quei servizi, signori, che non hanno bisogno di presentazioni quando si parla di Boemia, quando si parla di vecchia Ginori, quando si parla di antico Doccia o di Limoges. Questi servizi, signori, superano il milione di lire. Voi recatevi in qualsiasi negozio, ne avrete la conferma. Noi, dato che vendiamo già a prezzi scontati nel nostro negozio, li vendiamo 500.000 lire, come vendiamo il Limoges, come vendiamo anche il vecchia Ginori, che poi nel seguito delle trasmissioni vi farò vedere anche altre cose. Ora, per ora, osservate bene questo. Tutto rifinito in oro, dicevo, decorato a mano sotto smalto, è uno dei più bei servizi che abbiamo. Io questa sera non vi chiederò 500, 400, signori 300, ma ancora molto 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 meno. In più, abbinato a questo servizio, dato che è un servizio importante, deve avere un servizio anche da caffè e io ve lo abbino di regalo, ve lo abbino di regalo. Osservate la tazzina da caffè, l'eleganza di questa forma, se ne vedono pochi oggi in giro, è una forma molto molto antica. Signori, calcolandolo anche poco, calcolandolo, signori, 200.000 lire, io ve lo abbino di regalo senza perdere tempo a regalarlo, signori, ad altre telefonate. E insieme, per completare la tavola, cosa manca? Un servizio di calici, un servizio di calici in cristallo, signori, cristallo di Boemia, come di Boemia era la porcellana, anche questo tutto bordato in oro zecchino a 24 carati. 38 pezzi, ho abbinato così il servizio da vino, anzi vi regalo anche da 12 da acqua e da 12 da champagne. Signori, calcolandolo anche poco, 600.000 lire, comprende anche brocca e bottiglia, abbiamo già una bella somma. Signori, e infine un altro servizio abbinato di regalo, il servizio o da Macedonia o da dolci, signori. Pensate, abbiamo 117 pezzi, se vi chiedessi, signori, anche 1.000 lire l'uno sarebbe già un regalo. Guardate, calcolando le cifre che vi ho dato, signori, siamo a 1.600.000 lire circa. Io non vi chiedo un milione, non vi chiedo 500.000 lire, sono ben 8 servizi da 12. Anche a 100.000 lire a servizio sarebbe già 800.000 lire. Vi regalo anche insieme 3 giocattoli per i vostri bambini. Non vi chiedo 7, 6, 5, 4. Signori, ancora molto 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 meno. Attenti a telefonare, voi in sala avrete la precedenza. Vedo già molte signore con la mano alzata, io vi ringrazio. Dopo lo spettacolo lo potrete vedere da vicino. Signori, il prezzo che vi farò questa sera di tutto, 7 servizi da 12,
395.000 lire, signori. È incredibile, incredibile ma vero. Questo è quello che riguarda la GM Casa. Grazie a tutti per la vostra cortese attenzione. Io ho terminato. Luciano, a te la linea. Grazie Gino. Ed eccoci al cartellone, amici. Abbiamo 15 minuti di tempo per fare tutto, perché fra poco entrerà dopo di noi la piccola Parigi. Dunque 15 minuti, abbiamo il cartellone, telefonate, telefonate, e in sovrapposizione c'è già il numero di telefono. Io canterò le canzoni che avete richiesto. Intanto vi do appuntamento, ed è una cosa molto importante, a martedì prossimo noi inizieremo mezz'ora prima, per accontentare, come dicevo prima, le nonnine che vanno a letto presto, i nonnini. Noi inizieremo alle ore 21 da martedì prossimo, alle ore 21 inizierà il nostro spettacolo Una Vita Cantando, sempre dal nuovo Linus di Capezzano Pianore. Intanto c'è la prima telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera signora, il suo nome? Andreina da Migliarino Pisano. Ecco, ascolti, lei ha già scelto la canzone? No, mi fa vedere il cartellone. Adesso la Sabrina le ve le legge. Intanto, sì, signora, come si chiama lei? Andreina. Ah, buonasera Andreina. Da Pisano. Migliarino. Migliarino Pisano, benissimo. Ecco le canzoni per lei. Scrivimi, Madonna degli Angeli, 20 anni, un giorno ti dirò, l'altro, nostalgico slow, addormentarmi così, mai e poi mai, chitarra vagabonda, prima di dormir bambina, credimi, lontananza. Lontananza, signorina. Lontananza, benissimo, la canzone degli anni. Intanto vediamo cosa le regala. Canzone numero 7, canale 39. Il primo fogliettino qua. Canale eccolo 39. Qui. Dunque, la canzone degli anni 40, scritta da me, per me, da Godini Natili, grandi autori che scrivono proprio per Taglioli allora. Io gliela canto molto volentieri, signora. Vediamo cosa le regala. Signora, lei ha vinto 39. Un bellissimo premio. Vince una collana di madreperla offerta dalla piccola Parigi, due negozi di Montecatini e Livorno. Grazie. Contenta, signora? Signora. Grazie della telefonata, e per lei Lontananza. Ma accompagna al pianoforte Sante Palumbo. Spunta il sole e la rugiada brilla sopra i fiori, somiglia a quella lacrima che un dì pure negli occhi miei brillò, per chi? Per te, che nella lontananza piano piano, come una cosa morta mai scordato, e stai lontano, così lontano che tu non pensi più a questo cuore che è come una preghiera, sperando ancora a te sospira. Ti voglio bene, voglimi bene, ti voglio bene e tu mi fai morire. Sei lontana e non mi pensi più, e questo cuore che è come una preghiera, sperando ancora a te sospira. Ti voglio bene, voglimi bene, ti voglio bene tu mi fai. Morire.
Grazie, seconda telefonata. È già pronta? Pronto? Pronto. Buonasera, da dove telefona? Buonasera, e so di Tarquinia. Di Tarquinia? Sì, provincia di Tarquinia. Che bella cosa, Tarquinia, siamo proprio quasi nel Lazio, Mi sì. sembra che siamo anche nel Lazio. Sì, nel Lazio. Nel Lazio. Pensate, canale 39 a Tarquinia. Come si chiama? Io sono felicissimo. Io perché... mi chiamo Pusceddu Valerio. Signor Valerio, sì. Buonasera, benvenuto a canale 39, noi trasmettiamo da Viareggio, pensi? Grazie. Siamo lontani ma vicini in questo momento, sì, no? Grazie a questa emittente che ci ravvicina. Sono grazie. Anche un ammiratore di Traioli. Bravo. La ringrazio. Mi dica, che canzone sceglie? No, io ho telefonato per quel servizio di piatti. Ah, il servizio di piatti dopo, telefoni dopo. Adesso lei ha la possibilità di vincere un bel premio. Ha letto il cartellone? E intanto ve lo dà in sovrapposizione ancora il nostro amico Roy. Ecco, scelga una canzone che io gliela dedico e poi vediamo cosa le regala Canale 39 con i suoi sponsor. Una canzone. Nostalgia? Quale? No. Nostalgico Slow. La canzone Nostalgico Slow? Benissimo. Sì. Benissimo. Nostalgico Slow, vediamo un po' cosa le regalano. Intanto io le dirò che Nostalgico Slow è una canzone degli anni 30 scritta da Mascheroni. Fu un grande successo. Io la cantavo proprio da bambino quando ero dilettante, la cantavo nelle sale da ballo, mi ricordo. Allora, lei vince una bambola Damina Gaber offerta da GM Casa. Oh, grazie. Questo è per lei. Grazie, signor Valerio, e grazie della telefonata. Un grande applauso all'amico di Tarquinia. Nostalgico Slow. Oggi il mio cuore è pieno di nostalgia, nostalgia di baci, nostalgia d'amore. Passa e sfiorisce tutta la vita mia nei piaceri mendaci che avvelenano il cuore. Chi mi darà un puro fiore? Chi salverà questo cuore? Chi mi dirà tu puoi sognare ancora? Chi non può amare muore di nostalgia. Nostalgia di baci, nostalgia d'amor. Chi mi darà un puro fiore? Chi salverà questo cuore? Chi mi dirà tu puoi sognare ancora? Chi non può amare muore di nostalgia, senza amor, senza baci non può vivere un cuore. Terza telefonata. Pronto? Pronto, signor Luciano, buonasera. Buonasera, signora. Da dove parla? Sono abbassamento di voce. A mal di gola? Sì, c'ho mal di gola. Si sente un pochino. Faccia dei gargarismi, signora, con l'aceto, che vanno bene. Grazie. Subito dopo, Sì. Ha visto le canzoni del cartellone? No, non l'ho visto. Comunque... Ecco, tanto Roy le fa vedere ancora il cartellone, Sì. Che canzone sceglie? Madonna degli Angeli. Bellissimo. Signor Luciano,
Dica. Ascolti, questa canzone gliela dedico a mia mamma, perché dopo tanti anni che sono sposata, quest'anno è il primo anno che viene a passare Natale con me. Sono felicissimo per lei. Come si chiama la mamma? Solidea. Solidea? Sì. Mamma Solidea, questa canzone gliela dedica sua figlia con tanti auguri e tanti bacioni anche da parte nostra. Grazie signora. Grazie. Un caloroso augurio anche da parte mia, signora. Lei vince un tostapane offerto da GM Casa di Romito Magra. E dove lo devo andare a tirare? Signora, mi dice il suo nome? Anna Maria. Anna Maria, da dove chiama? Da via Montramito. Da Montramito? Sì, via Montramito. Va bene. Signora, lei per ricevere questo regalo deve venire a Canale 39 a Viareggio, in via dei Larici. Benissimo, signora. Arrivederci, signora. Tanti auguri per la sua voce. È una canzone molto particolare, Madonna degli Angeli. Ascoltatela attentamente. Madonna mia degli angeli, in quella chiesa avanti a Piazza Termini, mi avete visto allegro la mattina che io mi sposai con Nina. Era d'ottobre e dentro nel cuore mio c'era una febbre di baci ardenti e di felicità. Felicità. Lassù, in mezzo agli angeli che innalzano nel cielo voi Maria, io vidi benedirmi da quell'angelo di mamma mia. I primi mesi passano e le speranze come rose sbocciano, la mano sfiora nastri del lino, prepara un corredino. Era d'ottobre e dentro al cuore mio c'era una febbre di baci ardenti e di felicità. Felicità. Lassù, in mezzo agli angeli che volano su in cielo sino a Dio, io vidi rider bello più di un angelo il mio. È stato come un fulmine, il bimbo non c'è più, vuota è la culla, strappate il nastro bianco dalla porta, che pure Nina è morta. Triste dicembre, nel cuore mio si son calate l'ombre, e tutto gelo intorno e fa pietà, e fa pietà. Lassù, in mezzo agli angeli, ne vedo volare due
con voi Maria, per carità, ridatevi per gli angeli. Grazie Madonna degli Angeli, una canzone un po' triste, ma sono cose che succedevano e succedono ancora oggi. Quarta telefonata, ultima telefonata, poi siamo al finale. Mi raccomando, non andate via, non allontanatevi dai televisori, perché c'è una canzone bellissima che dobbiamo cantare in coro. Quarta telefonata. C'è già? Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Oggettivo. Non si sente niente, potete aumentare il volume lì. Pronto? Pronto. Il suo nome? Oggettivo? Vabbè, ha visto il cartellone? Mi faccia vedere un attimino, un attimino il cartellone, d'accordo, guardi un po'. Ne scelga una. Mi canti vent'anni, che io sono... Vent'anni, benissimo. Vent'anni la canzone del nostro Aldo Valleroni, che è il nostro concittadino. Vediamo un po' cosa le regaliamo, forza. Vediamo Sabrina, cosa vince. Il suo nome, prego, che non ho sentito bene. Oggettivo. Ah, allora, lei vince una bilancia dietetica da cucina offerta da GM Casa. Grazie. Arrivederci. Oh, qua amici, guardate questa canzone, non la canto da tanto tempo. Sono anni e anni che non la canto più, l'ho ripassata, oggi l'abbiamo un po' montata col maestro Sante Palumbo, adesso il telefono non c'è più, non occorre più, ecco, stiamo tranquilli, benissimo. Vediamo un po' cosa esce. 20 anni. C'è scritto sui cancelli di una villa, coi raggi inargentati della luna, si vive senza pena e senza affanni, ingresso riservato a chi ha 20 anni. In quella villa che ha nome Gioventù, fra tante primavere c'eri tu. 20 anni, quante speranze vane. 20 anni, quante illusioni in cuore. Felicità che brama dalla vita, soltanto un po' di gioia e un po' d'amor. E penso ancora a te, bimba che sei, il più bel sogno dei 20 anni miei. Il tempo dei 20 anni ormai passato, tu mi lasciasti triste e solo un giorno. In quella villa non t'ho più trovato e invano attendo ancora il tuo ritorno. Triste la luna mi dice di lassù, 20 anni è un sogno che non torna più. Vent'anni, quante illusioni. Vorrei tenerti ancora fra le mie braccia, appassionatamente come allora. Ma tu che non torni dove sei,
o dolce sogno dei vent'anni miei. Siamo al finale, tutti insieme. Io vi saluto e vi do appuntamento a martedì alle ore 21 precise. Stasera c'è un pubblico meraviglioso e la sala è veramente piena all'inverosimile. Venite ancora martedì che vi aspettiamo. E vi aspetta Sante Palumbo. Grazie. Lorella. Patrizia. Grazie, buonasera. E mi raccomando, non andate via, ma guardate a Canale 39 la vendita della piccola Parigi. Sabrina. Puntuale al prossimo incontro, mi raccomando, ciao! E cantate tutti con me questa canzone che è un grande successo. Eulalia Torricelli a casa, mi raccomando. Non la sta signora che ha giù la voce non canta, eh? Dunque, vediamo un po'. Preparatevi tutti, schiaritevi un pochino le ugole intanto che parte la... Se non parte lei, parto io. Vai! Vai, parti tu. Voi non la conoscete, ha gli occhi belli, e aria Torricelli da follia. Voi non la conoscete, ha tre castelli. Un castello per mangiare, un castello per dormire, un castello per amare dell'ossi Josué. Voi non la conoscete, ha gli occhi belli, e l'aria Torricelli da Forlì. Personaggi di questa canzone ve li hanno inventati gli autori. Se c'è attinenza con delle persone, scusate gentili signori. Qui si parla di una tale che baciare una sera si fe da una guardia forestale il cui nome è De Rossi Josué. Un castello per mangiare, un castello per dormire, un castello per amare De Rossi Josué. Voi non la conoscete, ha gli occhi belli. Arrivederci a martedì sera.